Buongiorno a tutti, oggi lunedì, primissimo pomeriggio. Noi dobbiamo ancora pranzare perché ho dato il pranzo prima alla Bubi. Aspettate che vi piazzo qui e accendo l'acqua perché stava già bollendo prima, però si è poi svegliata Ale e quindi ho dato la priorità a lei, quindi le ho dato la pappina. Adesso per pranzo vado a fare le tagliatelline che mi ha gentilmente donato Katia, perché ne aveva tantissime, quindi mi ha fatto il baracchino con le tagliatelle e ho anche il ragù, quindi farò che farle tutte. Poi se avanzano, ma sicuramente avanzano perché ci siamo solo io e Fede oggi a pranzo, e le lascio già per Riccardo stasera già belle condite. E che altro? Niente, oggi ho un po' di pulizie da fare, ho voglia di stare in vostra compagnia, quindi devo un po' pulire casa, riordinare, sistemare e poi niente, spero di finire in fretta così oggi appunto mi rilasserò anche un po' con Fede, ci guardiamo un film, giochiamo anche un po' e basta. Direi che cose da fare ce ne sono, lavatrici, pulizie, però conto di darmi un paio d'ore. Non di più, e poi niente, chiacchieriamo un po', ci raccontiamo le ultime news. Stiamo un po' insieme oggi. Queste qua per Ricky stasera. È ora di scolare. Ho messo questa cornicetta qui. Scusate il sottofondo carillon, ma è Ale che sta giocando. Questa cornicetta qua che è praticamente accanto al frigo, no? Mi piace un sacco. L'ho messa sotto la lavagnetta e accanto all'apribirre, apribottiglie. E mi manca però una fotina quadrata da mettere qui in centro. Pensavo di mettere un bacio tra me e Ricky o qualcosa del genere. E mi piace molto. Ho messa qui anche a Riccardo, è piaciuto molto. Mi sto guardando il vlog che ha appena pubblicato Katia. Se non l'avete visto, ve lo rimetto ancora qui nel... Aspettate che metto in pausa, se no mi perdo quello che dice. E io sempre mentre sistemo cucina, faccio piatti, eccetera, mi guardo sempre un vlog. Visto che l'abbiamo appena messo online entrambe, quindi se non l'avete visto andate a vederlo anche sul suo canale perché così ne vedete due. Vi lascio il link nell'info box. E niente, quindi me la stavo guardando quando ho visto che cantava le tagliatelle di nonna Pina. Mi sono fatta due risate, troppo forte. E niente, adesso finisco di vedermelo e pulisco ancora la cucina perché c'è ancora il gas.
per fare la lavatrice, ho già caricata e al momento sto utilizzando questi due detersivi, quindi ho pensato che magari vi faceva piacere vedere cosa utilizzo. Questo qui, la versione eco, eco formato, e poi questo qua, che non mi ricordo, l'aveva preso Ricky da qualche parte, ma non mi ricordo dove. Però è poi allergenico, anche questo per i bimbi va bene. E niente, quindi ora carichiamo. Raccolta differenziata. E ho i cestini sul balcone, quindi butto tutto qui. Voilà. E sto cambiando un po' l'aria perché ho fatto il pollo impanato e mi dà fastidio poi l'odore un po' di fritto che rimane, no? Niente, ho fatto tutto, alla fine ho anche steso la lavatrice e niente, devo poi solo buttare le tagliatelle e, per Ricky quando arriva, poi vabbè se ancora ha fame c'è anche una fettina e mezza ancora di pollo impanato, poi voglio ancora aggiungere l'acqua al mio diffusore, adesso sto utilizzando questo profumo qua che mi piace un sacco. Quanto ce n'è ancora? No, ce n'è parecchio, dai. È nuovo. L'ho comprato da pochissimo. Iris e Vetiver. Mi piace tanto, tanto, tanto. È Made in Italy, l'ho preso, non mi ricordo, un negozio per la casa. Che ha cose per la casa, non mi ricordo bene dove. E invece per spolverare sto utilizzando questo qua. Zac antipolvere pulito brillante a magnolia e fiori bianchi, è molto molto buono come profumo, antistatico, multisuperficie, elimina la polvere un po' per tutte le superfici, ha un ottimo profumo anche quello, quindi metto solo più l'acqua nel diffusore. Sono distrutta ragazze, veramente arrivo a quest'ora tutte le sere che sono morta. E mi rendo conto che anche quando ci sono i programmi che guardo, no? Tipo stasera c'è il Grande Fratello, a volte mi piace la domenica guardare Non è la D'Urso, però mi rendo conto che... Aspetta che lo devo spegnere. Mi rendo conto che non riesco mai a... C'è troppo fumo, non riesco... E così dovrebbe andare bene, aspettate che... Aiuto, dove vi appoggio? Vabbè, vi metto lì un attimo, eh. Oddio, ho stretto troppo forte. Mi rendo conto, dicevo, che non riesco mai a iniziare un programma dall'inizio. Cioè, lo inizio sempre tipo a quest'ora, alle 10:30. Cioè, mi perdo tre quarti di programma, poi dico sempre, ma sì, tanto poi me lo guardo in streaming, su Mediaset Play, lì come si chiama, non so, e poi alla fine non lo faccio mai e mi guardo poi le puntate successive, quindi proprio tipo adesso avrei già di nuovo i piatti da lavare, cioè
cioè vedete qua. Però ragazze, basta, mi devo fermare un attimo, cioè. Per assurdo mi rendo conto che faticavo meno a pulire la casa quando uscivo, quando lavoravo fuori, no? Boh, non l'ho mai capita questa cosa. Nel senso che, boh, ti accontenti forse un po' di più, invece quando sei a casa sei più pignolo, questo c'è questo, fuori posto c'è quello, quindi metti a posto quest'altro. Cioè, guardatemi adesso, sto girando da mezz'ora per sistemare due cose. Ho aperto anche di qua. Ah, che bella aria fresca che c'è stasera. Oddio, non riesco neanche a chiudere la porta. Sono contenta che ci sia quest'aria fredda, perché già oggi pomeriggio, mi fermo un attimo a parlare con voi. No, appunto, dicevo, sono contenta che ci sia quest'aria un po' più fresca, perché era un paio di giorni che faceva un po' troppo caldo. Oggi pomeriggio faceva parecchio caldo, già da stamattina ho aperto proprio le imposte ed entrava un sole che veramente era pazzesco. E poi niente, volevo commentare molto rapidamente con voi il discorso virus, il discorso coronavirus. Qui appunto in Piemonte, per chi non lo sa, io abito a Torino e qui hanno chiuso le scuole. E quindi boh, non so come proseguirà la cosa, anche perché comunque la scuola di Fede era chiusa fino a mercoledì compreso per carnevale. E quindi non ho capito se giovedì e venerdì comunque probabilmente saranno chiuse, salvo nuovo ordine, non lo so. E quindi in teoria dovrebbe ricominciare lunedì, però mi informerò bene, perché non è che ho avuto un avviso dalla scuola, è una cosa che ho sentito al telegiornale, quindi boh. E quindi vedremo se proseguirà anche la prossima settimana o se si fermerà a lunedì, quindi si rientra lunedì. E niente, si fa un po' di riposo dalla scuola, tanto compiti da fare ne ha. Certo, questa cosa spaventa un po', spaventa, perché comunque i bambini sono quelli più a rischio, i bambini e gli anziani, e ovviamente le persone con già altre patologie, quindi che non sono, diciamo, sane, no? Che non sono forti anche a livello immunitario. Quindi speriamo in bene. Io ovviamente ho paura per Riccardo, perché anche per mio papà, perché comunque entrambi hanno a che fare con la gente, sono in mezzo alla gente per il lavoro che fanno, e quindi un po' di preoccupazione non vi nego che ci sia, nel senso che comunque Riccardo prende i mezzi pubblici, se ci sono delle commissioni da fare anche io, nel senso che a volte li prendo anch'io. E crociamo tutto, ragazze, speriamo. Anche perché ho visto dei video di bambini appunto affetti da coronavirus e li ho visti proprio male male male, ragazze, non è niente di bello. Secondo me chi dice che è una simile influenza scherza proprio, perché io quei bambini li ho visti proprio agonizzanti, cioè altro che influenza. Quindi boh, diciamo che non bisogna esagerare da una parte, perché comunque c'è. Io ho guardato così per curiosità su Amazon, una mucchina adesso costa 38 euro, cioè mi sembra assurdo. C'è chi la fa pagare 11, c'è chi la fa pagare 38 euro, cioè questa è proprio speculazione. Secondo me i prezzi dovrebbero rimanere quelli che sono, perché voglio dire, non si parla di una cosa rara, la mucchina, cioè voglio dire, se ne vende di più e quindi già è un guadagno quello, non che vai a metterla a 11 euro anziché 3-4 euro, cioè pazzesco. Quindi questo è veramente... No, non commento, non voglio diventare volgare, ragazze. Quindi niente. Io direi che chiudo questo video, insomma, magari nei prossimi vlog vi aggiornerò su, insomma, se ho novità su questo discorso scuola, questo discorso virus, se viene fuori altro magari ne parleremo, se vi fa piacere. E niente, adesso mi rilasso un attimo, guardo un pezzettino di TV
E poi inizio anche ad andare a scaldare il ragù, andare a mettere giù le tagliatelle. E niente, vediamo che succede oggi al Grande Fratello. Vi mando un grande bacio. Spero che questo video, chiacchiere, pulizie, pranzo, un po' un misto. Spero di avervi tenuto compagnia. Mi raccomando, lasciate un like se questi video anche un po' pasticciati, ma veri e sinceri, vi piacciono. Lasciate un commentino se vi fa piacere su cosa ne pensate, magari su questo discorso coronavirus, se di quello che volete, insomma, mi fa piacere chiacchierare con voi, io appena posso vi rispondo. E niente, nei prossimi vlog vi aggiornerò poi anche sul discorso compleanno di Ale, cosa faremo, cosa non faremo, insomma, chiacchiereremo, avremo modo nei prossimi vlog. Se riesco domani faccio un altro piccolo vlog, visto che c'è Riccardo a casa con me, sono contentissima. E quindi magari domani ci scappa un altro vloghino, vediamo cosa riesco a combinare. Vi mando un bacione e buonanotte.